sempre che la musica e la danza sono arti sorelle che vivono insieme. In realtà, se ci pensiamo bene, la musica di per sé non ha bisogno della danza, può vivere di vita propria. La danza si dice che ha bisogno della musica, ma se facciamo un piccolo percorso nella storia della nostra danza occidentale, non è esattamente così. Prendiamo il balletto classico, Don Quixote, per esempio. Ha una musica di servizio, in modo che i ballerini possano appoggiarsi sul tappeto ritmico. Però poi arriva Delibes con Silvia, che diventa subito più raffinato, musicalmente più sottile, e poi arriva Tchaikovsky. Tchaikovsky con Schiaccianoci, che compone su commissione. Petipa gli dice esattamente: mi servono tante battute di questo tema, di questo clima, di questo argomento. Le cose cambiano perché nascono nel Novecento delle scelte, sono i coreografi che scelgono, e abbiamo dopo Tchaikovsky un altro grande musicista per la danza, Stravinsky, che impone una modernità della musica per la Sagra della Primavera, in primo luogo nel 1913, che fu molto sgradevole alle orecchie abituate alle armonie. Tutto si evolve perché un po' continua questa idea della commissione e un po', per esempio, nasce l'idea della colonna sonora. Pina Bausch crea delle colonne sonore mescolando le musiche, il parlato, quello che le serve. William Forsythe ha un suo compositore che lavora con lui in complicità, Tom Williams. Cunningham con Cage sono la grande svolta. La danza vive di per sé, la musica vive di per sé, dopodiché tutto è possibile da questa libertà. Danzare su qualunque musica, orientale, occidentale, di ieri, di oggi, come fa Killian, che è considerato il più musicale dei coreografi. Quindi oggi non c'è una regola. La regola è, per ciascun artista, quella che gli serve. La svolta sta nella possibilità più ampia possibile. Thank you.